Un ben trovato a tutti i nostri carissimi amici e oggi faremo la felicità di chi ama il Gran Sasso, ma di chi ama la montagna in generale. Con noi c'è Antonio Scipioni, che è il presidente dell'associazione culturale e sportiva Respira il Gran Sasso. Tanto per Buongiorno, rimanere in tema, insomma. presidente, a lei buongiorno. Tantissime le iniziative, ma tante svolte anche a cercare di prevenire gli incidenti in montagna, di informare, a far allenare. Proprio questa settimana c'è qualcosa, sbaglio? Sì, infatti lo scopo di questa associazione ormai da 5-6 anni, ma è un progetto che è partito dal 2002, dicevo, lo scopo è proprio questo di insegnare attraverso professionisti della montagna, cioè guide alpine, le uniche preposte Titolate. titolate a fare questo, ad insegnare appunto loro a usare, cioè ad andare in montagna con le dovute cautele, con i dovuti In propositi. E sicurezza. in sicurezza, certo, perché è una cosa importantissima. Si vede purtroppo, chi va in montagna vede che ci sono molti che si avventurano in delle situazioni Poco come dire, ortodosse, poco ortodosse, poco, ma insomma, vediamo, insomma, molto pericolose. molto pericolose e sono pure Sì, sprovveduti. Non oserei definire certo. spericolati, ma sprovveduti, Sì, perché? Perché magari si va in montagna su delle cime senza portare ramponi, senza portare una piccozza, addirittura in estate sulle cime con i ma sandaletti. addirittura Cioè. ancora peggio, si alza la mattina oppure ci si mette d'accordo la sera senza nemmeno vedere il meteo, cioè i temporali più o meno a che ora vengono, se è tempo buono, il vento, quindi ecco. Le nostre montagne non perdonano, E insomma, certo, aiutati sono che Dio ti vistolante, aiuta. Allora, certo. questa settimana partiranno altri corsi, di che cosa si tratta? Sì, cominceremo subito con l'uso corretto, un corso quindi rivolto a tutti i neofiti della montagna e a chi vuole ecco, imparare, ripeto, attraverso guide alpine, con l'ausilio loro, ad usare sull'uso corretto di ramponi e piccozze. Ci sono delle tecniche di salita e di discesa come in tutte le discipline, anche con i Di ramponi. scivolamento Certo, soprattutto. poi le trattenute con la piccozza, perché mi è capitato di sentire, ma anche io stesso, prima prima che non avevo fatto i vari corsi, non sapevo a cosa si dovesse L'ABC proprio la, sì, proprio dell'alpinismo, magari si la andava in modo piccozza, sprovveduto. esatto. E quindi ecco, cercheremo di insegnare questo. Oh, ed è importante una cosa, cioè è importante che non si fanno soltanto lezioni teoriche, ma si va anche in montagna. No, Quindi si fa la pratica che è soprattutto. importante, perché poi gli allievi saranno gli istruttori di se stessi in E quanto avranno fatto un certo, corso proprio su quelle cime dove andranno a passeggiare, camminare, sciare, arrampicare. i corsi sono ecco, strutturati con una premessa di teoria e poi è tutta pratica. Com'è nata questa associazione? Perché è nata questa associazione? Questa è una bella domanda perché prima dell'associazione è stata un'idea che è nata appunto dal 2002, dal 2006, scusa. Eravamo un giorno io e la guida Leandro Giannangeli in una gita a sciarpinismo, credo. Se non ricordo bene, sul Campo Pericoli, era una giornata fantastica, magnifica, che quando non tira vento e quando le condizioni sono giuste, solo il Gran Sasso ci può regalare. I famosi colori. Sì, i colori, la pace, la gioia, cioè. E quindi arrivati su, ricordo proprio come se fosse ora, arrivati su sulla sella di Monte Aquila al ritorno. Si vedeva una marea di gente sotto che faceva la fila insomma, stava bene sul sdraio. E io disse a Prendeva il Leandro: sole, sì, una pace. sciava, sì, bella giornata in tutti i posti lì intorno.
E io dissi, mi ricordo come fosse ora, disse a Leandro: Lea, ma per far godere anche qua sopra la pace di questi posti, come possiamo fare per portare sta Per gente? farle conoscere Sì, tutti disse, i andò, sentieri. sì, andò, bisognerebbe fare dei corsi. Allora io che allora ero il presidente di circoscrizione del territorio Camarda, Sierici, Filetto, Alagni e quindi diciamo di tutto il comprensorio, mi venne quest'idea, sposai quest'idea di Leandro e elaborai un progetto che poi a mia volta lo presentai ai miei consiglieri, quindi al consiglio, il consiglio lo approvò e da allora diciamo, una parte del bilancio li abbiamo dati appunto per Destinati. questo progetto e da allora abbiamo fatto i corsi. Poi nel 2011 sono state 2012 sono state destituite le circoscrizioni e quindi abbiamo pensato, grazie spinto anche diciamo, dallo zoccolo duro, potrei fare tanti nomi, Come no, li possiamo fare tranquillamente. Antonello, Pasqualino, Anna Maria, Giorgio, so tanti nomi che appunto mi hanno indotto, ecco, a fare questa associazione e da allora l'associazione è seguita, io ho ancora tanta passione per fare qualcosa e per il territorio e per la sicurezza Degli delle sciatori, dei persone, turisti. sì. Allora, Antonio Scipioni, com'è nato sciisticamente? Com'è nato sulla montagna? È una persona che ci sta sempre, c'è cioè spesso, possiamo fare anche con lui tanti nomi di amici, però è sempre presente nel bello, nel cattivo tempo. Questa passione com'è nata? È stata trasmessa? Il primo giorno sulla Ma montagna, il guarda, primo il giorno primo di sci fuori giorno non pista? me lo ricordo, però io sono uno che praticamente in estate andava a fare qualche uscita di escursionismo con Elio, Giovanni e poi in inverno andavo a sciare con lo sci club Pagani che all'epoca, ricordo, andavo con i jeans. Jeans senza guanti, cosa che ora ti fanno Vabbè, oggi è cambiato tutto. cioè ecco, e poi ecco, però la passione della montagna, proprio dell'alpinismo, se così si può dire, per quanto mi riguarda, con Leandro. Vabbè, Leandro è una marcia in più, un Ma pianeta no, a in me mi più, ha un dato cambio da la corsa. passione, mi ha insegnato tante cose e poi vabbè, poi le cose cambiano nel senso che si conosce altra gente, insomma. Ma oltre che la montagna, la vostra associazione è diventata anche un ritrovo, un punto sociale, una comunità. Si va a Sì. mangiare, si Beh, fanno certo, cene, ci mancherebbe. si fanno le ore piccole, Ma le ore piccole no, però discutendo del più, del meno della montagna. dopo i corsi c'è questa cosa che ci si Il ferma, terzo tempo, no? sì, il famoso terzo Il terzo tempo, tempo dello a chi non sciatore. piace non è benvenuto, scherzo, ci piace socializzare per parlare, fare un briefing della giornata, è bello tutto. Allora, tutti dicono Antonio Scipioni è il presidente vero, cioè proprio la Questo persona nata per fare il presidente. Il presidente è sempre il presidente, ma anche se la forse mattina dà qualche sole agli amici, si alza tardi o no? sì, beh, quando è Gli amici tempo l'aspettano per andare in mi hanno vetta. insegnato pure questo Ah, dalle sole. che no, dai, sono però quando la montagna sta lì, quindi quando è tempo cattivo è bene stare a letto e fare altre cose. Però insomma gli appassionati che ci sono in sì questa sì associazione, appena si vede Ah schiarire sì, un pizzico che c'è neve proprio, sì, fresca, partono a ma razzo. di più, scalmanati, però ecco, sempre ormai sanno quello che devono fare, quindi si rifugiano sempre in quelle situazioni non pericolose. Ma questo è sicuro, perché insomma fare un fuori pista significa andarci pure attrezzati, insomma vediamo dei Certo. giorni scorsi pure l'ultima slavina e poi il Gran Sasso è una montagna che è come il mare,
vuole rispetto e dà rispetto, perché è una montagna vera e per condizioni meteo è paragonabile quasi, certo, a un 4000. Parliamo di attrezzature. Questo è un tasto un po' dolente. Quanto è importante? Quindi un consiglio, lei che insomma è un alpinista provetto. Non so, alpinista, vabbè, insomma, appassionato. Appassionato, no, un appassionato, no. Provetto. Allora, vabbè, insomma, chi l'ha vista all'opera sa come funziona, sa come va. Insomma. Vabbè, ma da quello che ho visto io, perché anch'io frequento. Ogni tanto frequento la montagna e in parecchie condizioni. Il Gran Sasso è una montagna di tutto rispetto, quindi è bellissima ma anche un po' pericolosa. Ma poi sembra piccolo ma non finisce mai. Cioè, non si finisce mai di imparare. Mai. No, non finisce mai, proprio non di imparare, di conoscerlo. È bello, c'è neve. Poi il Gran Sasso è in questo periodo una montagna senza, bellissima. Senza, sì. Ci sono 3 o 4 metri di neve, mentre nelle altre zone insomma un po' si piange. Le attrezzature, quanto è importante avere l'attrezzatura, a prescindere dalla marca, perché altrimenti rischiamo di fare pubblicità a Mario Bianchi. No, ma tanto tutte le marche debbono avere dei requisiti. Le attrezzature, come tutte le cose, sono importantissime. Vogliamo intanto dare dei recapiti a chi volesse eventualmente telefonare, vedere, perché insomma ci sono delle pagine su FB, ci sono dei siti, quindi ci sono tante. Noi abbiamo una pagina, appunto, che si chiama Respiro del Gran Sasso, poi abbiamo un sito www.respirodelgransasso.it dove c'è tutto, anche i bilanci. Quindi se ci dovesse essere trasparenza. Massima trasparenza, perché proprio certo. È un'associazione che non è a scopo di lucro, ma ha il fine di propagandare, pubblicizzare. Questa è un'altra cosa, ci tengo a precisarlo, perché a volte in questa associazione si scambia la situazione per qualche consorzio. Assolutamente, non è il, lasciamo perdere. Non è il caso della vostra associazione. Ma no, noi siamo un gruppo appunto di appassionati, credo seri, c'è il dottor Alessandro Cerone, c'è l'avvocato Nardis, Anna Maria, c'è Graziella Dosa, c'è Attilio Santella, tantissime persone. C'è tante persone che sono in amministrazione e che tanti girano intorno. Ci danno una mano, sì. Proprio un'associazione di amici sì, della montagna, sì, magari sì. Respiro del Gran Sasso, amici della montagna. Sì, anche se no la passione, non essendoci lucro, se non ci fosse la passione e il stare insieme, non ci sarebbe motivo. Ecco, è questo la passione per il Gran Sasso, e qua non si discerne perché ci sono degli appassionati che fanno fondo, che fanno alpinismo, che sì, arrampicano, sì. Che vanno con le ciaspole, che passeggiano. Cioè, quindi c'è tutto a 360 gradi, sì. E viene fatto, tra l'altro, e questo è importante, i corsi vengono tenuti da guide alpine che certo. Sono, diciamo, il massimo livello per quanto riguarda la sicurezza, sì, e anche la professionalità e l'esperienza, certo. No, questo è importante, certo. Perché molti magari, e lo sappiamo bene, si improvvisano associazioni, si improvvisano gli abusivi, poi purtroppo e prendono pure soldi, prendono anche soldi, vabbè. E poi accadono incidenti, in qualche occasione purtroppo insomma sono pure feriti, eccetera eccetera, sappiamo bene come vanno queste cose. Allora, certo. L'importanza di questi corsi l'abbiamo sottolineata. Come è nata questa associazione? Anche, e adesso dobbiamo parlare un po' del Gran Sasso, un po' dello sviluppo, perché purtroppo questo è un annetto un po' sfortunato per chi magari fa discesa, però è un anno fortunato per chi fa alpinismo, o no? Con tutti questi mezzi di neve. Non è questione di chi è sfortunato e fortunato. Io ripeto, uscivo da piccolo, non è che sono vecchio, anziano, però ho smesso, non so, quando andavo
a Scialla, forse Pagani, con il Zero Cento, con la cordina. Con la cordina, io pensavo, oddio, mo, ogni anno, io ero bambino, ogni anno era, pareva, si dovesse fare qualcosa, quindi fare collegamenti. Far decollare questo gran sasso. Sono passati 50 anni, 40 anni, è sempre così. Ora ho imparato una cosa, o si deve prendere veramente i forconi, perché veramente, cioè, ci stiamo facendo vecchi, oppure io sono un po' di anni che cerco di non pensarci e cerco di vivere quello che di vivere, ecco, alla giornata, sto gran sasso, quello che mi trasmette, quello che ci perché dà. Se no è una certo, uno ci sente male. Vedere cambio imperatore senza la gente, senza turismo, persone, senza nulla. Ma anche non è solo quello, ma anche sotto l'indotto sembra proprio un mortorio, un pianto, perché ci si guarda in faccia e non ci si esprime, perché già si sa tutto, no? Cioè, non c'è più quella gioia. Infatti, quella... c'è questa tristezza che ci viene da pensare. Ma come rassegnazione. Quando vediamo metri e metri di neve, andiamo fuori a sciare, perché bene o male fuori ci si va, vediamo che organizzazione, ma tra l'altro basta arrivare a 20 minuti dall'Aquila, andare a Ovindoli, andare a Campo Felice, Castel di Sangro, ma, vabbè, Roccarasa, la Regina. Io per esempio quando basti pensare, no? A parte le seggiovie, ma quando ci andiamo a allenare e arriviamo a piedi fino all'intermedia, cioè l'intermedia era una stazione che è nata, mi sembra che quella del Gran Sasso sia stata la prima o la seconda insieme a quella del Sestriere a livello europeo, certo. Se non sbaglio. Cioè, oggi come oggi non si riesce nemmeno a gestire, a tenerci da conto di quello che si è fatto, che è stato fatto 100 anni fa. Cioè, nemmeno quello. Vedere, ecco, l'intermedia che si vede da ovunque, si vede l'intermedia, lì basterebbe poco, eppure c'è la regione, il comune, la provincia, il parco. Ma questo infatti non, si capisce, no? Io non capisco. È una cosa incapibile, perché dovunque. La fossa di Paganica, l'hanno fatta, cioè. I ferri stanno sempre lì, non si riesce a dare la bonifica, non si riesce a... Cioè, è una cosa... Qua non si parla nemmeno di incapacità politica, perché è incapacità totale, cioè l'Aquila deve rimane ferma. Cioè non bisogna fare nulla, perché già è stato fatto. Potremmo avere un comprensorio sciistico al pari di Cortina, se non superiore, lì Bormio. Addirittura si scia anche l'estate, lei se lo ricorda il calderone sul ghiacciaio, ma anche sulle strisce di Gaza che ci sono nello stesso Campo Imperatore, della striscia che c'è sotto all'osservatorio, delle striscette della Cinderella, la fossa di Paganica, che diceva poco fa, ma anche Valle Fredda, i valloni, cioè a giugno magari c'è ancora un po' di neve. Non si deve tagliare un albero. Vai sullo Stelvio, devo fare una pista, abbattono, segano 1500 secondo alberi. Me non c'è proprio la cultura, non c'è proprio la cultura, no? Allora, concludiamo, siamo arrivati alla fine di questa simpatica chiacchierata. Quali sono le iniziative che la vostra associazione intende intraprendere a breve e a lungo termine? Quindi i vostri progetti. Guarda, domani, a corto e a lungo. Domani, sì, a breve, domani pomeriggio alle 18:30 c'è la presentazione di un corso di arrampicata sul ghiaccio e appunto quello, un corso sull'uso corretto, cramponaggio, l'uso corretto di piccozze e ramponi. Poi a seguire a febbraio subito un corso di sci proprio dedicato allo sci alpinismo per bambini, sarà gratis, e poi a seguire arrampicata sportiva e tutto, insomma, ecco, questo è importante. Alpinismo per estivo. I bambini sarà gratis, quindi è anche un po' il sociale quello che fa. Ma no, un po' allora mi ero dimenticato di parlare anche di questo. Noi, come tutte le associazioni, hanno la possibilità di usufruire del 5 per 1000, quindi noi con il 5 per 1000 facciamo anche questo, cioè facciamo delle lezioni gratis per bambini e collaboriamo con Abitare Insieme, con
24 ore Luigi questa situazione di disabili. Abbiamo fatto delle belle iniziative con 5 per 1000, sì. Abbiamo portato appunto i disabili con gli asini, queste cose, una bella cosa. Sì, abbiamo portato, insomma, in montagna con le ciaspole. C'è questo pure, questo ritorno verso la periferia, far conoscere gli animali. Sì. Ci sono tante cosine belle. Vogliamo dare un numero di telefono, un indirizzo di posta elettronica, qualcosa? Allora, il sito, avevo detto www.respirganzasso.it. Poi il telefono, vedo il mio, 339 20 86 18, e poi l'indirizzo email è corsi@respirelganzasso.it. Comunque sul sito c'è tutto. È scritto tutto. Eccoci qua, come dice buongiorno, il nostro buongiorno amico Pasquale, la poi c'è, buongiorno. C'è anche Max. Allora, loro, per chi non li conoscesse, perché manderemo questa serie di interviste insieme con chi è assente, parliamo del presidente Antonio Scipioni. Il grande Antonio. Evidentemente questa notte, questo aperitivo cenato è stato un po' lungo. È stato un po' lungo sotto alla base della villetta. Allora, veniamo un po', insomma, gli appassionati, i sempre presenti. C'è il Gran Sasso, è Gran Sasso, però anche passione e amore, Pasquale. È passione, pura passione. Solo quello manda avanti questa stazione. La stazione non c'è più praticamente, purtroppo per noi. Però ringraziando Dio, almeno la funivia. La neve c'è. Tantissima neve. Vediamo che c'è anche l'amico Giuseppe, che è un altro natural appassionato, ecco. Lui è sempre un po' restio a farsi intervistare. È fatto un po' così, Max. Dica due parole su Gran Sasso, allora, che dobbiamo dire. Il profondo amore e la passione che ci lega a questa montagna, alla nostra terra. Purtroppo le condizioni della stazione sono quelle che sappiamo tutti, però l'importante è la funivia che ci permette di fare delle bellissime passeggiate. La neve com'è? Noi vogliamo respirare il Gran Sasso, ci piace. La neve è bellissima oggi, si sta aprendo, facciamo una passeggiatina, credo al Duca, Montiacula, vediamo. Scendiamo in neve fresca e ci piace. Venite numerosi. Giuseppe, ormai ha fatto coppia fissa con Max. Io posso coppia fissa. Ha prenotato il Gran Sasso solo per noi oggi, per noi pochi amici, ha pagato tutto lui, tutto prenotato. Siamo quindi non è vero che Max ha il braccino corto, no? No. Perché gira un po' sta voce. Pasquale, è vero, no? Un pochino genovese. Senza nulla voglio genovese. Questa bella stazione solo per noi. Pure l'hotel riservato per noi, la camera Shining. Guarda, quindi insomma è tutto per noi. Caro amico, passiamo agli amici. Paolo, Shining. Sì. Passiamo agli altri amici, però vediamo con le tavole. Loro invece sono tavolari, Paolo riserviamo, è uno sciatore. Giuseppe, domani, che voleva da domani dire forse ripasso agli sci, però mi serve un istruttore. Ho capito. E come mai questa decisione? Perché la velocità, mi manca un po' di velocità. Ti manca la velocità? Quindi lascerai tutti quei bellissimi fuoripista, 10 metri, 11 metri? No, fuoripista, la velocità su fuoripista. Ah, è chiaro. Soffrirai, andiamo, sempre. Paoletto, allora, siamo anche sempre tu qua. Sei un appassionato, sempre qua. Difende. Intanto vediamo, guarda, inquadriamo Massimiliano con la sua il look. Tavola. Valutiamo inseparabile. Due parole su questo Gran Sasso. Purtroppo questo quest'anno Gran Sasso, la stagione. Noi aquilani, che lo conosciamo, sappiamo che è un atto di fede, sempre, sia quando funzionavano gli impianti, sia quando adesso purtroppo gli impianti non funzionano. E noi gli dobbiamo volere bene a questo Gran Sasso. E il Gran Sasso vuole bene a noi, ci sta premiando, insomma. Esatto. Oggi era prevista verso le 10, le 11 questa apertura. Perché e così è un posto c'è stato fantastico. Io dico sempre, chi deve fare ciò che serve per questo Gran Sasso, l'unica cosa che, l'unico danno che non potrà mai fare è toglierla questa montagna, perché questa sta qua e qua rimane. Insomma, quindi quello che ha fatto la natura, forse noi non ce lo meritiamo, però per fortuna la natura ce l'ha data. Bene, allora a voi buona giornata. Grazie. Noi abbiamo già dato. Qua vediamo che ci sono altri amici. Andiamo a salutarli, facciamo di pure due parole. Da dove venite? Ciao, buongiorno, veniamo da Roma. Dalla valle. No, c'ho più altro.
E qua incontriamo un personaggio conosciuto, la nostra guida, ciao, che incontriamo quotidianamente. Vedo c'è una bella squadretta, si sta aprendo. Speriamo. Che itinerari pensate di fare? Valutiamo un attimino. Piano piano si vede, vediamo un po'. Abbiamo anche un altro amico. Buongiorno. Allora, un po' assonnato, hai fatto le piccole di sera. Campo Imperatore, due parole. Che dobbiamo salutare. Campo Imperatore tra un po' si apre, ci facciamo Monte Aquila e speriamo di dirti. La classica. Tu? Da Roma. Pure tu da Roma? Yes, al corso. Ah, anche tu. Speriamo che salga. Due parole su Campo Imperatore? Un pochino... non si vede molto più... No, però sempre il suo fascino. Allora, salutiamo gli altri ragazzi. Ci vediamo alla prossima, in bocca al lupo. Grazie. Ciao. Ciao.